Rising Team. Jaguar F-Type Rally per celebrare i 70 anni delle sportive di Coventry. Renault, Talisman e Space e Koleos, il premium secondo Regi. Ducati, la World Premier 2019 all'ECMA 2018. Suzuki, al Salone di Milano, protagonista la nuova Katana. Henry Morrow Racing Driver School, a scuola di pilotaggio sul circuito del Sele. Racing Team. Jaguar prosegue le celebrazioni per i 70 anni delle sue auto sportive, la cui storia iniziò nel 1948 con il lancio della XK120. Per festeggiare questa ricorrenza, il marchio inglese ha dato vita a due F-Type convertibili da rally, che riprendono alcuni tratti stilistici della F-Type Checkered Flag Limited Edition. Queste esclusive F-Type vogliono rendere omaggio alla leggendaria Jaguar XK120, che registrata con il nome di Noob 120, portò a termine 3 Alpine Rally consecutivi senza incorrere in un solo punto di penalità, vincendo poi il Rack e il Tulip con al volante Jan Appleyard. Le F-Type convertibili da rally sono alimentate dal motore 2.0 litri benzina Ingenium da 300 cavalli. Con la supervisione del reparto Jaguar Design and Engineering, entrambe le vetture sono state costruite secondo le specifiche tecniche della FIA e presentano sospensioni e freni maggiorati, un roll cage di protezione, sedili da corsa con sistema di ritenuta a 6 punti d'attacco, fari supplementari sul cofano e un estintore. Gli ammortizzatori da corsa realizzati a mano e le molle più morbide assicurano le massime prestazioni anche sui tracciati più sconnessi. Equipaggiati con cuscinetti sferici per una maggiore precisione di guida, gli ammortizzatori regolabili a tre vie consentono alle vetture di adattarsi a diverse superfici stradali. I cerchi e gli pneumatici da corsa che equipaggiano le auto sono stati scelti per un utilizzo specifico sulla ghiaia, mentre un differenziale a slittamento limitato migliora l'erogazione della potenza sulle superfici a scarsa aderenza. Per dimostrare tutte le loro potenzialità, i due modelli celebrativi sono stati messi alla prova durante il Rally Walters Arena nel sud del Galles e nei prossimi mesi parteciperanno a tutta una serie di eventi Jaguar. La livrea delle due auto trae ispirazione da quella della nuova F-Type Checkered Flag Limited Edition, che presenta alcuni piccoli miglioramenti estetici, come gli esclusivi cerchi in lega da 20 pollici gloss black con finitura diamond tarned e il tetto black contrast per la coupé. All'interno, i lussuosi rivestimenti in pelle Ebony Windsor presentano dei sedili performance con poggiatesta goffrati con logo Checkered Flag e una finitura in alluminio spazzolato dark nella console centrale. Ian Callum, Jaguar Director of Design, ha dichiarato: "L'opportunità di progettare una vettura da rally non capita molto spesso, per questo ero affascinato dal capire come potevamo trasformare la nostra moderna sportiva in una simile tipologia di auto. Questi modelli sono un perfetto omaggio alla XK120 e alle grandi sportive Jaguar degli ultimi 70 anni, compresa la recente F-Type Checkered Flag Limited Edition. La Jaguar F-Type Checkered Flag Limited Edition è già disponibile in Italia con prezzi a partire da 77.340 euro e può essere configurata sul sito www.jaguar.it. Racing Team. Ci voleva qualcosa di originale per distinguersi nel segmento delle berline medio-grandi e dei crossover. Così Renault ha deciso di offrire un top di gamma unico, arricchito nel design, nella tecnologia e nelle motorizzazioni, e poi anche completo dalla berlina al SUV, passando per il crossover, per rispondere a tutte le esigenze del segmento. Design elegante, atletico e sempre più distintivo, per soddisfare la prima motivazione di acquisto dei veicoli del segmento top di gamma. E tante innovazioni tecnologiche, sempre facili da usare per offrire un benessere ineguagliato. R-Link 2 si arricchisce della funzione smartphone
Replication, che consente di proiettare sullo schermo da 8,7 pollici le applicazioni compatibili per i sistemi operativi Apple CarPlay e Google Android Auto. E grazie alle quattro ruote sterzanti del sistema 4Control, Renault è riuscita a rendere agilissime le sue due grandi Talisman ed Espace. Il raggio di sterzata ridotto facilita le manovre in città e la maneggevolezza sulle strade tortuose, e con il sistema Multisense il comfort di guida è decisamente assicurato. Per Koleos l'offerta si arricchisce del 4x4 e il 4x2. La tecnologia All Mode 4x4i di Koleos offre un sistema di trasmissione integrale che garantisce la sorveglianza continua dell'aderenza tra ruota e fondo stradale, per una trazione ideale in ogni circostanza. Da settembre 2018 è disponibile su Koleos un rilevatore di stanchezza, un impianto frenante di emergenza avanzato con funzione di riconoscimento pedone. Talisman ed Espace si arricchiscono anche di una nuova generazione di motori, benzina e diesel, più performanti per un maggior piacere di guida. Più potenti, queste motorizzazioni si collocano nel piano strategico Drive the Future e comprendono le più recenti tecnologie di riduzione delle emissioni inquinanti. In particolare con il nuovo motore benzina TCE 225 EDC FAP e il nuovo motore diesel blu DCI 200 EDC. Il 1008 TCE da 225 cavalli EDC FAP, sviluppato dagli ingegneri di Renault e Renault Sport, integra diverse tecnologie destinate a ottimizzarne l'efficienza e a consentirgli di raggiungere performance equivalenti a quelle dei motori da 2 litri, come il turbo a doppio stadio o la distribuzione a fasature variabile a 3 posizioni. Questo propulsore è dotato anche di un filtro antiparticolato omologato in conformità con il nuovo protocollo WLTP. Il Blue DCI da 200 cavalli è una garanzia di potenza. Offre un condensato di tecnologia che garantiscono un guadagno in termini di potenza più 40 cavalli, coppia e piacere di guida pur limitando consumi di emissioni di CO2. Funzionando con una soluzione chiamata AD Blue, questa tecnologia permette di trattare le emissioni di biossido di azoto NOx trasformandole in azoto e acqua. Il top di gamma Renault mostra i muscoli. Presenti. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Parliamo di Ducati. La Ducati è un'azienda che fa del rapporto con i propri tifosi sicuramente una particolarità. Un'azienda che è costruita su alcuni valori specifici che noi decliniamo come style, sophistication e performance. La bici è una bici seria, cioè è quella come una bici molto sportiva, quindi viene chiamata mountain bike enduro proprio perché ha una corsa lunga delle sospensioni, avete sentito 170 mm di corsa all'anteriore, 160 al posteriore, gli appassionati di mountain bike conoscono bene che cosa significa. Signori e signori, la nuova Ducati Hypermotard rappresenta veramente l'idea di portare divertimento, prestazioni, design all'interno di un prodotto solo. E crediamo che questa moto abbia veramente al suo interno i geni veri della vera Hypermotard. Ne ha i geni veri dal punto di vista del design, ma anche dal punto di vista della funzionalità. Signore e signori, il nuovo Ducati Diavel, so good to be bad, è il claim che abbiamo pensato per questo prodotto. È un prodotto su cui abbiamo fatto lavorare il centro stile con una ricerca di nuovo particolarmente estrema. Volevamo delle linee sportive che conservassero la personalità del Diavel, quindi questo volume, questa massa nella parte anteriore che permetta alla moto di essere questo punto
se vogliamo, di connessione fra il mondo naked e il mondo cruiser. Non poteva mancare la Panigale. Charles Davis! La potenziale della moto è molto, molto alto. Per me, io voglio portare questa bestia il gradino più alto nel podio. Grande, Charles! C'è tantissimo contenuto e novità. La moto è una moto che è molto diversa esteticamente. C'è stato fatto un lavoro molto importante su tutta la carrozzeria. Presenta queste alette in carbonio che hanno l'effetto di portare l'esperienza più recente del mondo MotoGP nel mondo Superbike, per un pacchetto che è in grado, in questo modo, di farci trovare di fronte la moto Ducati più potente di sempre. Stiamo parlando di 221 cavalli in configurazione omologata Euro 4. Questa è la V4R e così c'è solo lei. Racing Team. Leggendaria, la nuova Suzuki Katana è stata protagonista all'edizione 2018 di EICMA al Salone di Milano, dove ha debuttato in anteprima mondiale una nuova e suggestiva colorazione nera. Nello spazio allestito da Suzuki sono state esposte anche due katana del passato, la leggendaria 1100 del 1981 e una rara 750 del 1984. La katana è una moto unica a cui non si può restare indifferenti e che non ammette vie di mezzo. Dalla sua prima uscita a Colonia ad oggi ha ottenuto oltre 1 milione di commenti sul web. È solo ammirandola di persona che si può cogliere l'essenza delle sue linee taglienti, ha dichiarato ad EICMA Akira Kyuji, General Manager dell'European Motorcycle Sales and Marketing Department di Suzuki. La nuova Suzuki Katana ha difatti esercitato sotto i riflettori di EICMA tutto il suo fascino irresistibile, che lascia intuire come anche questo modello sia destinato a restare nella storia, al pari dei suoi predecessori. Ce ne parla Enrico Bessolo, direttore commerciale Suzuki Moto Italia. Suzuki è presente qui ad EICMA con ben 4 novità. La nuova Katana, che presentiamo in una colorazione inedita, ancor più aggressiva. La RMZ 250, completamente rinnovata, il Model Year 2019 della GSX-R 1000 e la versione depotenziata della GSX-S 750 da 35 kW, guidabile anche con patente A2. Ma la regina dello stand è indiscutibilmente lei, Katana. Il suo nome deriva da quello della tradizionale spada dei samurai, un oggetto carico di significato che incarna da sempre ideali di forza, spiritualità, integrità, lealtà ed eleganza. È una moto di grande personalità, dal look iconico che fonde stilemi retro e soluzioni stilistiche che guardano al futuro. Gli elementi di design che la contraddistinguono sono le linee nette e tese, il frontale affilato e i loghi rossi ereditati dalla leggendaria katana degli anni 80. Kiru, che significa il taglio decisivo, è il termine che ne indica lo stile tagliente e innovativo. Per la Suzuki Katana, il nesso con l'omonima spada giapponese è doppio. Da un lato, le linee tese e le incredibili prestazioni che rappresentano la trasposizione della bellezza e dell'efficacia della leggendaria spada. Dall'altro, la maestria costruttiva e la cura dei dettagli senza compromessi. Agane, che significa la perfezione forgiata, esprime la dedizione nell'assicurare il massimo delle prestazioni e di piacere di guida. Ed in tema di prestazioni, il motore da 150 cavalli, derivato da quello della famiglia GSX-R, è quanto di meglio si possa trovare per uso stradale. Il telaio è a doppia trave in alluminio, studiato per assicurare un'eccezionale manovrabilità e un'eccellente tenuta di strada. E così come la spada katana dal forte valore simbolico indicava la classe di appartenenza del suo possessore, oggi, un po' come i samurai, per chi possiede una katana, si tratta di una classe distinta di motociclisti, che sanno guardare alla moto non solo come un oggetto tecnologico, ma come qualcosa di piacevole da guidare e anche da ammirare.
e per tutti coloro che saranno all'altezza di impugnarla sarà disponibile a partire dalla primavera. Resident Evil. HMRDS, Harry Morrow Racing Driver School, dove il sogno prende forma. È una giornata di sole sul circuito del Sele a Battipaglia, quando quattro ragazzi trepidanti provenienti dalla Puglia giungono sulla pista cilentana in quanto vincitori di un corso Harry Morrow a loro assegnato al termine delle ottime prestazioni registrate sui cartodromi reverse di Ginosa Marina in Mottola, gestiti da Cristian Lerede. Si chiamano Mike Rosano, Francesco Cito, Paolo Catapano, Francesco Tamburrino ed indossano tuta e casco per vivere un'esperienza che non li porterà in Formula 1, ma arricchirà la loro storia personale di emozioni nate amando i motori fin da bambini. Hanno il cuore a mille perché stanno per provare, chi per la prima e chi per la seconda volta, le monoposto della Harry Morrow Racing Driver School, cioè di quella scuola di pilotaggio che ha dato il via a carriere fantastiche come quella di Jacques Villeneuve, Cheever, De Angelis, Pirro, De Cesaris, Storr, Nannini, solo per citarne alcuni, frutto del genio di un irlandese che ha regalato all'Italia un vivaio di drivers formati alla perfezione per intraprendere strade agonistiche di gran livello, ma anche solo istruiti per imparare a guidare sulle strade di tutti i giorni, conservando il ricordo di un altissimo insegnamento nell'acquisita padronanza del mezzo. A capo di questa splendida scuola c'è dal 2010 l'ingegnere Giovanni Ciccarelli, ex allievo di Henry ed innamorato della filosofia democratica e popolare alla base della scuola di Morrow, della quale rispetta in pieno le regole di un insegnamento aggiornato alle esigenze di oggi. Selezione piloti però non significa essere soltanto dei bimbini di 17-18 anni, ma si può ambire, diciamo, anche ad un'età un pochino più avanzata per provarci, per sfidarsi, ma anche solo e semplicemente per divertirsi. Sì, sicuramente la selezione è aperta infatti sia ai ragazzini sia persone più grandi, sono premi diversi tra l'altro, perché le persone di età un po' più alta hanno un premio che è Formula 3, una giornata con Formula 3 che sicuramente per chi è amante di queste cose è una cosa divertente e che fa piacere. Poi poter partecipare anche a una gara soltanto per divertimento sicuramente gratifica chi magari ha sempre sognato, avuto questo sogno nel cassetto. Però noi miriamo molto sui ragazzini. Diciamo ci abbiamo sia ragazzini maschietti sia femminucce che vengono un po' da tutta Italia, anche fuori Italia. L'ultimo è venuto, c'ha base a Londra, quindi ci fa piacere che è stato qui da noi. E diciamo che stanno ottenendo bei risultati e soprattutto il fatto che ci sia una ragazzina che incomincia a camminare un po' di più di tanti altri maschietti, questo diciamo è uno stimolo per tanti altri. E poi vedremo come va a finire. La cosa interessante è che vedono dei grossi miglioramenti nella loro guida e quindi quando li raggiungono è un piacere vedere il loro sorriso, la loro gioia fondamentalmente. Noi crediamo sempre nel lavoro, quindi che pensiamo che chi suda, chi ha voglia, chi suda, non tutti, però magari qualcuno riesce a emergere. È la sfida continua, è che vinca il migliore. Sempre, noi siamo qua per questo, noi combattiamo come sempre con lo stesso spirito che Harry ci ha insegnato, ci ha dato, ci ha trasmesso fondamentalmente. Ed eccoli, i ragazzi di questo corso HMRDS, nell'immediatezza del prima e dopo, quando entrano ed escono dalla pista. Come loro, tanti altri, di corso in corso, per costruire la bellezza di una scuola di motorsport che, se ha le basi su un autodromo salernitano, si trasferisce anche su altre piste per trasmettere il messaggio di Henry e richiama giovani e meno giovani appassionati dall'Italia e dall'estero. È solo quello, passione e divertimento. Dal kart alla monoposto è un passo obbligato. È obbligato ed è totalmente differente, due mondi diversi. Già solamente salirci sopra, allacciare le cinture, volante, tutto diverso. Quindi già il primo impatto è completamente differente e penso che in pista sia ancora più amplificata la cosa. Incredibile, una un'esperienza incredibile. Sto senza fiato ancora, perché è veramente una cosa
non ci sono parole da spiegare. Delle cose belle di questo sport è che crea dei legami di amicizia veramente profondi. Magari amici dell'infanzia man mano si sono persi, però amici conosciuti in questo campo vanno oltre, diciamo, a tutto, perché secondo me si provano sensazioni così forti, così intense da legarci così tanto, come quella che è questa giornata. È veramente è un sogno che si avvera, è una cosa che aspettavo da tutta la vita, certo. Dobbiamo ringraziare Giovanni, Maria per questa grandissima opportunità, è veramente stupendo. Siamo venuti fino a qua perché appositamente per questo, diciamo, è l'unica realtà nel sud Italia che a basso prezzo mette a disposizione questi gioiellini. A caldo, premesso che non conoscevo né monoposto né pista, è un'esperienza totalmente diversa da tutte le altre, dal kart o da auto GT, da qualsiasi altra cosa. È emozionante, è divertente ai massimi livelli proprio, è un'esperienza sicuramente positiva. Chi è appassionato e non l'ha fatta la deve provare subito, secondo me. Sognavo da tempo questo salto di categoria con questa macchina, però è straordinaria, ma allo stesso tempo è molto impegnativa da guidare a livello fisico, perché si sente molto di più l'effetto suolo, l'accelerazione, la frenata è molto più brusca, quindi ci sono spostamenti di peso importanti, quindi ci vuole parecchia preparazione fisica. Però per un appassionato di motori è la cosa più bella che ci possa essere al mondo. Ecco. Tu sei già stato qua, non è la tua prima volta ai corsi di Henry, il motivo per cui torni è perché magari hai trovato qualcosa di speciale, raccontacelo. Oltre a trovare oltre a trovare la macchina dei tuoi sogni, qui tramite questa scuola Larry Morrog, grazie a Maria e a Giovanni, che sono gli addetti insomma, i proprietari di questa azienda, si possono realizzare i propri sogni. A parte loro, sono persone disponibili e quindi ti viene c'è tutto un contorno che ti spinge a venire ogni anno sempre di più, diciamo. Ti lo consiglio a tutti quelli che hanno la mia stessa passione. A poco prezzo si può provare qualcosa di veramente stupendo, bellissimo. E questo anche indipendentemente da quelli che possono essere anche dei progetti agonistici, cioè va oltre, vero? Sì, esatto, io sono il semplice domenicale che si è venuto a fare la scampagnata, è alla portata di tutti, veramente, è semplicissimo, è facilissimo e si può sempre migliorare anche se non si è bravissimi. È da quando sono nato che ho la passione per tutto quello che ha un motore e delle ruote. Però quello che poi mi ha spinto a confrontarmi in pista con altre persone è stato quando, tramite anche mio padre, iniziavamo a seguire Ayrton Senna, che è il mio idolo, nelle sue gare di Formula 1. E da lì è nata quella voglia di cercare di imitarlo per quello che sono riuscito a fare, diciamo, nel mio piccolo. Aver provato una monoposto è un sogno che si realizza, ci tenevo da tempo. E quindi tornerai? Certo, assolutamente, per provare una più potente. Sono pieni di passione questi ragazzi, una voglia racing che li spinge a cimentarsi, anche solo per mettersi alla prova, sulle Formula Mirage, Renault ed infine sulla Tatus F4, oggi la più propedeutica delle Formula per l'ingresso nello sport automobilistico nazionale ai massimi vertici. Forse non sono più giovanissimi per poter ancora ambire al massimo circus, come accade per quanti stanno invece partecipando alla combattuta selezione pilota indetta dalla HMRDS, con la possibilità di partecipare all'Italian F4 Championship Powered by Abarth. Ma ci sono allievi che hanno 65 anni più nei corsi HMRDS, perché si stanno semplicemente concedendo quel sogno che hanno accarezzato per tutta la vita: la felicità di pilotare nel miglior modo possibile e di assaporare un piacere di guida che Henry Morrog ha trasmesso ad una moltitudine di drivers. Fondamentale anche l'apporto dei meccanici HMRDS.
Con Gianfranco Valo, che è l'anima meccanica, l'anima manuale della scuola di Henry Morgue. Suppongo sia per te un enorme onore far parte di questo team, ma voi meccanici siete quelli che lavorano nell'ombra, ma che danno un contributo immenso. La forza di un team dipende in tantissima parte da voi. Tu come vivi questa professione? Quanta passione c'è? Salve a tutti. Sì, la passione ci deve essere per forza, perché il lavoro si fa con passione, con amore, con tutto il resto. Sono onorato di fare parte di questa squadra, di avere una squadra che è una famiglia fondamentalmente, perché siamo una famiglia, gioie, dolori, notti in bianco, tutto il resto, però fondamentalmente ci sosteniamo a vicenda. Da Battipaglia a Magione, da Adria a Varano, la HM RDS è dovunque ci sia amore per le corse automobilistiche. E gioia, e semplicità, e impegno, e amicizia in un ambiente, quello della Ciccarelli's Family, che conquista anche il più profano, il più lontano da ogni velleità corsaiola. E casa, la HM RDS, nel segno di un grande desiderio di correre, col cuore e con la mente, nella scia di un maestro immenso di nome Henry Morgue. HM RDS, venitela a scoprire. Resident Evil.